prosegue la discesa del contagio. Nelle ultime 24 ore in Polesine si sono registrati 948 nuovi positivi, con purtroppo anche 2 decessi. Numeri elevati in assoluto, ma la percentuale di positivi sul totale dei tamponi continua a scendere. Il picco della quarta ondata potrebbe essere stato ormai superato. Investita in monopattino, paura! Una giovane donna in monopattino è stata investita da una vettura nella mattinata poco prima delle 10 in viale Porta Adige, di fronte all'Hotel Cristallo. Paura e intervento in forze di SUEM 118, polizia locale e carabinieri. Per fortuna non è grave. Gli salvano la vita con un controllo. Durante un controllo di routine in pneumologia, le dottoresse si sono accorte di un problema cardiaco che avrebbe potuto avere esiti gravissimi. La loro intuizione è stata determinante. Ora il pensionato assumerà un farmaco che azzererà i rischi. Il suo grazie alle due professioniste dell'ospedale di Rovigo. Drive-in, subito promosso. Il primo giorno è stato un successo. Lo spostamento al Censer in viale Porta Adige del drive-in per tamponi in auto ha funzionato alla perfezione. Tra l'altro, lo spostamento, sgravando il Covid Point della cittadella, ha permesso il suo potenziamento per l'attività di tamponi appiedati. La memoria va coltivata. Il giorno della memoria, una ricorrenza fondamentale da studiare e approfondire per la propria consapevolezza. I giovani rodigini, in vista del 27 gennaio, hanno pochi dubbi sul valore dello studio e del ricordo. Una grande mostra! Oltre 30.000 visitatori è un successo che ha reso praticamente obbligata la proroga al prossimo 31 febbraio. La mostra del grande fotografo Duaneau, allestita a Palazzo Roverella grazie al sostegno della Fondazione, si è rivelata una gioia per gli occhi e un'eccellenza assoluta.